Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questa atmosfera molto tranquilla mi serve perché siccome mi sono reso conto che ho appena filmato questo video, ma l'ho dovuto praticamente buttare via perché ho sbagliato a registrare l'audio, mi devo tranquillizzare un attimino. E quindi ho fatto questa cosa un pochino più soft. Ma oggi parliamo del Torpedo Cub M, come mi avete chiesto. Sì, il Torpedo Cub M. Come mi avete chiesto nel video precedente che vi linko qua sopra, Luca, ci fai sentire però una carrellata di questi suoni, di questi cabinet disponibili, eccetera? E io, quindi, sapete che quando chiedete al Miliers, il Miliers risponde. E quindi oggi vi faccio sentire un pochino di suonini interessanti. Allora, KBM che può essere gestito sia direttamente dai due encoder che ci sono qua sopra, sia con l'app per il telefono, oppure tramite questa applicazione che vedete qua, che è si chiama il Torpedo Remote. Naturalmente basta attaccare un cavo USB al computer, che credo sia dato già in dotazione se non sbaglio, e siete pronti per partire. Scaricate il software dal sito della TuneNotes e via. Questo setup è formato dalla mia Marshall DSL, il Torpedo Captor 8, ovviamente, che entra direttamente qui nel Cab M, e dal Cab M mono entro nella mia Focusrite Claret. Non ci sono effetti. Questo riverbero che sentite è questo riverbero Cathedral che fa il Cab M, perché può fare anche questo. Allora, vediamo qua nell'editor, utilizziamo quello per il computer che è un pochino il più comodo, poi con il mouse sono qua davanti, insomma è più comodo che stare a registrare lo schermo di un telefono perché anche non lo so fare. E allora, qui vediamo questa schermata che si divide qua in questo grande disegnino qua che è praticamente dove il nostro cabinet è posizionato. E possiamo scegliere diverse stanze per avere un riverbero di tipo differente. Possiamo cominciare anche da qua per sentire i diversi riverberi. Ok, quindi questo riverbero Cathedral, ok, se aumento un po'. Non è male, pare che sono santo quasi. Allora, andando avanti, abbiamo uno studio A, aumentiamo un pochino, mettiamo 54. Sentite, è molto corto. Però sentite l'effetto, sembra proprio una cassa microfonata in uno studio, eh? Sentite, c'è proprio questo, un po' di questa room. La cassa è una Califf Over, una 1x12, penso Mesa Boogie. Andando avanti, sentire gli altri riverbi, abbiamo studio B. Qua un altro tipo di riflessioni che possiamo sentire. Andando avanti abbiamo un basement. Ovviamente questi sono dei riverberi che danno appunto questa sensazione di stanza. Non è un riverbero proprio utilizzato per l'utilizzo che magari faremmo su una qualsiasi pedaliera, no, eccetera. Ma sicuramente si possono creare dei suoni interessanti. Hall A. Questo è proprio il suono del soundcheck quando andate in un locale, no? E poi c'è il proprietario che dice: "Oh, basta sta chitarra!" No, ecco, quella cosa lì. Adesso quello non l'hanno catturato, non hanno profilato anche il proprietario, ma forse nel software update lo faranno. Hall B, una specie di teatro. Molto più corto perché i teatri hanno un'acustica un po' migliore dei localacci. E poi cripta. Per tutti gli archeologi che mi seguono, potete anche fare questa cosa. E Cathedral, quello di prima. Suono divino. Benissimo, allora adesso spegniamo il riverbero, anzi magari lo teniamo un pochino acceso, un po' poco, così, solo per darci un pochino di ambiente, se non siete...
se non siete contrari, perché mi piace avere un po' di ambiente. Allora, qua abbiamo i due microfoni disponibili, mic A e mic B. Ok, io posso con questo switchino qua selezionare il tipo di microfono e posizionarlo. Adesso sono su mic A e posizionarlo dove mi pare. Molto interessante questa cosa. Naturalmente possiamo scegliere di avere anche un solo microfono, ma two is make one. E quindi sentite come cambia il suono spostando il mic placement. Così praticamente mi suona solo quest'altro microfono che è un Ribbon 92, mentre questo che sto muovendo è un Dynamic 57. Indovinate un po' i microfoni quali sono. Anzi, se lo sapete scrivete sotto nei commenti. Sì, aumentiamo l'engagement. Ok, stessa cosa per il mic B. Sposto. Mettere un microfono a nastro lontano forse non ha nessun tipo di senso, ma era tanto per farvi sentire. I microfoni a disposizione sono parecchi. Abbiamo un condenser Tube 47, condenser XL 414, anche questo qua indovinate qual è. Ma mettiamolo per sentire com'è. Naturalmente sempre combinato al 57. Se vogliamo sentire solo lui, metto in muto il 57. Ok, questo ha un meno 6 dB, lo tiro su a 0. Molto buono. Posso addirittura microfonare il retro della cassa. Guardate un po', lo metto su back. Per sperimentare, fare cose un pochino più assurdelle, recuperare un po' delle basse, come Luca che mi ha scritto, cosa ne pensi? È un suono un po' particolare, si può fare. Un po' di sound design. Comunque ritorniamo al nostro Ribbon 92 e il Dynamic che mi sembra, scusate, e tolgo il muto da questo. Perfetto, li ho di nuovo tutti e due insieme. Però voglio più 57. Ok. Ecco, tutte queste cose che sto facendo in una IR loader normale non si possono fare. Qualcuno di voi mi ha chiesto: ma che differenza c'è fra il KBM e un IR loader? Questo fa anche da IR loader. Se volete, potete caricare degli IR di terze parti. Tra l'altro, c'è una micro SD che si può caricare dentro. Anzi, è già qui dentro, e potete caricare i vostri IR di fiducia. Però un IR poi non potete andare a modificare questi parametri, no? Perché è statico, al massimo potete modificare l'EQ, eccetera. Però se voi volete modificare quindi la posizione dei microfoni, questo si può fare con questo tipo di cabinet simulation, che sono di proprietà della Two Notes, ovviamente. Quanti ne abbiamo di questi cabinet? Allora, sono 32, ok? Qua da computer, come vedete qua abbiamo 6 1x12, poi 2x12 ne abbiamo un tot e 4x12 un altro tot. Se vogliamo cambiarne un po', queste sono solo quelle incluse, ok, quando lo acquistate dalla licenza che avete. Questo è il Tweed Randall Rev Silver 10. Belle basse questo qua, belle basse. Vibro Utah. Non male per niente. Brit Standard sarà una marscialina questa qua probabilmente. Eddie, siamo entrati nelle 2x12, ok? Molto più scavata. Adesso magari mettiamo un suono distorto per sentire dalle 2x12 in avanti. Non male questa Eddie. Grey, questo forse è un po' più vintage. Non male per niente anche questa. Jubilee, questa con i V30, quindi una Marshall Silver Jubilee. Molto
Molto bello. Sentite quanto l'IR, il cabinet, cambia la natura del suono che avete. È pazzesco. Questo Prime A, a vederlo, sembra un Degraded by 13, però non lo so, connessione persa della tastiera intanto. Un po' più mediosetto il suono. Questa è una Rev 2x12 closed back. Non male per niente. Open back, quindi questa di prima era close back. Ok, quindi sentite la differenza nelle basse, si sentirà di sicuro. Closed, open. Sentite l'open back leggermente più slabbratina, un po' più aperto come suono. Ma si sente che il cabinet è lo stesso, eh? Quindi sono fatte molto bene queste IR. Silver 77, questo forse era meglio con un suono più clean. Bello mediosetto, può servire anche questo suono. Voice 30, questo è insomma un po' più vox, Non so se è apprezzato, adesso magari tolgo il riverbero che con i suoni distorti si può anche togliere. Si vede senza riverbero quanto il suono è più in faccia. Proviamo a mettere una simulazione di studio, magari questo studio A. E sentire. Senza riverbero. Quindi così il suono è veramente super, super dry, con un po' di rive a distanza. È molto bella la sensazione. Aumentiamo ancora un po' per sentire. Pazzesco, sembra veramente che ci sia l'ampli nell'altra stanza microfonata, lo sentiamo dai monitor, è veramente bella come sensazione. Comunque, spegniamo, quindi Vox, questo è un iVat. Anche questo molto carino, forse questo non era proprio lo stile dell'iVat, ma comunque ok. Big Beast, cominciamo nel 4x12. Le 4x12 per il rock, ragazzi, sono proprio belle. Hanno proprio quelle frequenze. Ah, questa è quella che usavo prima, quella che vi ho fatto sentire nei video precedenti. Ah, non male, non male per niente. Infatti è il cabinet che ho scelto per il mio preset favorito. Questa è la Brit Vint C. Questa dovrebbe essere una cassa Marshall con dei coni Celestion particolari, che adesso non ricordo. Ci sono comunque tutte le specifiche sul sito della Two Notes. Mi sono lasciato prendere un attimo. Brownie Back, questa è la EVH. Speriamo che non venga demonetizzato. Mesa Boogie.
Sentite queste medie molto. Molto mezzabughe. Sarà sicuramente un V30 questo qua, credo. E la stessa open back. Sentite anche qua la differenza sulle basse. Closed e open. Sicuramente c'è la differenza. Free rock non so cosa sia. Ma suona benissimo. Rack Hero, non lo so. Ma suona molto bene anche questa, ragazzi. Bella, bella, bella. Tanger Fat. Bella anche questa qua, un pochino più bassosa. Uber 75 credo che sia la Uberschall. Bella, anche questa qua molto carina. E ritorniamo qua sulle Calif Over. Naturalmente ci sono molte più opzioni disponibili. Se vado su online, vedete che adesso ho molte più opzioni. 1x6, 1x8. Un casino mix, non so bene che cosa sia. Andiamo a vedere su altre 4x12. Per esempio, se io volessi provare delle altre. Adesso qualcuna non la vedete perché è fuori dalla. Ma sono veramente tante, tante, tante. Ad esempio, non lo so, vediamo qualche. Ah, qua ci sono quelle di Mesa Boogie, tra l'altro, quelle proprio ufficiali, fatte da Mesa Boogie. Se andiamo, che ne so, la 4x12 Recto Traditional Slant, perché no? Sentiamo com'è. La possiamo sentire. Naturalmente ci saranno praticamente dei silenzietti che rendono inutilizzabile questa cosa in un contesto è vero dove si registrare eccetera fatto apposta, però non le potete provare e se vi piace non le potete acquistare. Ok, un po' scuretta, ma sicuramente non male. Andiamo a sentire un'altra così, per vedere di sentire un altro suono. Ah, sentiamo, dai, sentiamoci questa Sur 4x12 con i greenback. Bella, vedete che questo è originale, c'è anche il logo, quindi tutto legale qua. Ah, sentite che qua si è stoppato perché giustamente è una licenza, cioè non ce l'ho in licenza e quindi ogni tanto si stoppa. Ah, fantastico, qua viene dato con il suo microfono Condenser BE414. Evidentemente è stata catturata così. Però se io lo volessi con un 57. Molto bello, quindi ragazzi avete visto insomma che le opzioni sono veramente, veramente tante. In più c'è anche un EQ che si può utilizzare, che va, adesso magari lo faccio sentire velocissimamente, l'EQ che si può utilizzare per andare a scolpire il suono ancora maggiormente. Vediamo un po', andiamo su computer, qua sulla 4x12 ci torniamo su, boh, non lo so, vediamo questa Free Rock che mi era piaciuta. Accendo l'EQ, sentite che già con questi piccolissimi interventi già il suono è cambiato parecchio. Aumento le 800 per sentire il suono più nasale. Lo scavo per essere più aggressivo. E sentite quanto cambia soltanto con una
frequenzina cioè attenuando di meno 5 dB, insomma, non è neanche tantissimo. Quindi, ragazzi, vi ho fatto sentire un pochino di suoni di questo KBM. Tutti quelli che vi ho fatto sentire, tranne gli ultimissimi, erano tutti quanti già inclusi, quindi quando a cui lo acquistate. Che dire, non lo so, a me piace veramente un sacco questa soluzione, già lo sapete. Se avete altre richieste o domande, scrivetemi un commento qui sotto. Iscrivetevi al canale perché ho visto che comunque tanti di quelli che vedono i miei video poi non si iscrivono. Quindi dico, ragazzi, è gratis, fai iscriviti, basta, cioè è facile. Quindi lasciate pure un commento, facciamo crescere un po' l'engagement di questo canale, fatemi diventare super popolare, in tendenze, video in tendenze, il Miliers vi fa sentire tutti i suoni del Torpedo KBM. Io lo so già che tutte le massaie sono lì che non vedono l'ora. Va bene, ragazzi, allora questo anche per oggi è tutto. Spero che questa volta il video non sia stato sbagliato perché altrimenti vado in pellegrinaggio da qualche parte. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Fuu!